Marco, sei da soli, non c'è Iani. Come mai? Ti ho portato Gabio perché non ha potuto venire. Ferie, come piacere. Fiesi, come al solito, come con sempre. Le brasiliane. Sì. Abbiamo portato lui che va. Viva le brasiliane, direi anche. Sta a parla, questo voleva. Decimo nella. Parla di più di piloti. Sì, esatto. Decimo nelle qualifiche. E tu, tuo sfidante, tuo. Ah, questa tuo è la. Esatto, sì, questa no, è la. Non l'abbiamo visto, no, visto. Ah, la classifica. Quindi secondo e decimo. Io stamattina ho detto, cavoli. Va benissimo per il titolo. Qui è andato bene, anche tu hai fatto una bella progressione, anche l'ultima manche e lì davanti hai giocato un po' con gli altri. Poi sì, Ronny, fai parlare lui però. Dai. Glielo dico perché. Sì, sì, è peggio del calcio. Il tempo passa, Ronny. Quindi lo sa cosa fate. Avete fatto un bel percorsino, soprattutto sfruttando lo svantaggio di 18 punti di Bas Vamers che partirà ottavo e tu sei terzo. L'hai fatto tu, dimmi da subito. No, beh, chiaramente non era partita come ci aspettavamo qui a Zuera. Decimo tempo che sinceramente è venuto fuori con il coltello tra i denti perché non eravamo decisamente a posto in qualifica. Poi invece nelle manche devo dire che ci siamo un po' raddrizzati. Non siamo logicamente per il momento, da quello che ho visto la terza manche a livello degli intrecci. Cerchiamo di giocarcela tutta poi domenica. Chiaramente sarà molto influente il fattore gomme, visto che una pista del genere che è molto veloce, avendo curvoni molto veloci, spesso insomma, le gomme influiscono molto. Quindi spero insomma, di riuscire a mantenermi un attimo le gomme e sfruttare dalla parte delle gomme e non dalla parte della potenza. Perché sennò Certo. So che non è piacevole, ma state più uniti, se no non ci sì, state nello schermo. Cioè, io non sono la star. Non devi fare i gesti. Ma ho capito, faccio. Cioè. E lui la sta, tu devi riprendere lui. Ho capito, sono. Ronny, però tu sei gonfio, non stai nell'inquadratura. Cioè. No, e appunto volevo chiederti, ho chiesto anche a Jorrit, che comunque è giovane, ha meno esperienza di te sicuramente, neanche a dirlo, e anche da Elzen, che sono appunto loro più giovani. Essere lì davanti, cioè essere tu dietro a due più giovani, ti fa dire ah magari è un po' più facile oppure questi sono venuti più van forte? Voglio dire, Elzen sì, è giovane probabilmente di età per navigare. E io ricordo, cos'è che ti ha chiuso un pochino quella gara? No, stavo parlando di esperienza, voglio dire che lui di esperienza 125 ce l'ha, quindi non è certo che la metto sul fatto dei giovani o dei vecchi. Io devo guardare in casa mia, io ho un campionato da cercare di portare a casa e quindi esperienza o meno esperienza non mi interessa. Okay.